Hi guys! Oggi vediamo un gruppo di parole con significato simile ma utilizzate in contesti diversi. Abbiamo travel, trip, voyage e journey. Trip ha il significato di viaggio, di vacanza, quindi di permanenza in un posto fuori casa. Viene utilizzato come sostantivo. In una frase lo troviamo così: Mr. Morris is leaving for a trip abroad. Voyage. Termine che proviene dal francese e si usa per viaggi in nave o per una traversata. E in un esempio lo troviamo così: The group went on voyage to a faraway. Journey, sempre viaggio, più utilizzato dai britannici che dagli americani. Viene utilizzato anche per sostituirlo ad altri sostantivi, come ad esempio volo, flight. Per fare una domanda si può dire: How was your journey? Al posto di How was your flight? Un altro esempio può essere: We went on a journey around South America. Il sostantivo per eccellenza di spostamento da un posto all'altro è la parola travel, che è anche un verbo. E in un esempio sarà: I will travel all around the world. Bene, mi fermo qui, spero che anche questa volta siano tutti consigli utili per migliorare il tuo inglese. E se sei qui per la prima volta, iscriviti al canale, clicca sulla campanella per restare sempre aggiornato su nuovi contenuti in uscita tutte le settimane. E intanto, keep learning English. Bye Grace!